Tu fai troppo rumore, vecchio. Punto cieco. Scendiamo sul prato. O torniamo indietro. Che facciamo? Che si fa? Torniamo dritti? Paura. Ma perché sono tutti cani da fare? Che cazzo sta succedendo? Ok che non è ancora la festa nazionale svizzera, però cioè dateci un attimo. Il primo d'agosto c'è la festa nazionale. È il primo di agosto? Eh sì, cazzo. Dove sono? Ma non è il primo di agosto oggi, ritardato. E allora? Il primo d'agosto c'è la festa. Credo che sia di qua il parchetto, a sinistra. Però ci leveremo dai coglioni molto velocemente. Via, 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 via. Di qua no? Forse di qui. Diamo un'occhiata, ragazzi. No. Ah, ma è qui il parchetto, è qua davanti. Questo è il parco. Lo vedo qua davanti, poche sagome, però si vedono. Fermiamo per un attimo. Sì. Con la GoPro spenta. GoPro accenditi. 57, dai, si può fare ancora un po' di roba. Lo lasciamo qui dietro. Allora, questo era il nostro mezzo, ragazzi. Ti direi, Andrea, io prendo la pila del telefono. Anche. Sfondo sus, ragazzi. La fontana. Ok. Andiamo qua. Allora, raga, vediamo un po' cosa c'è qui. Sperando che si veda qualcosa. Ah, qua me lo ricordo. Anch'io. Sembrava più alta da piccoli. Merda. Eh sì. C'è un altro monopattino. Bestemmiato. Bestemmiato. Vabbè, la taglierò. Spero di ricordarmi, ragazzi, se mai scusate. Però capita ogni tanto. Fai luce un po' di qua, un po' di là. Così uno tiene la luce di qua, uno tiene la luce di là. Saliamo qua. Vecchio. Sul bilzo balzo, vecchio. Sali. Aspetta. Oddio, quel gioco me lo ricordo tantissimo. Andiamo a vedere. Questo scivolo un tempo sembrava altissimo, invece mi sa che dividerò questo video in due parti. Vedremo. Ti direi facciamo là il percorso impossibile. No, Dio, io non lo faccio. Dai. Io guardo te. Minchia, raga. Ti dico un attimo sta parte. Spero che non cada sta roba. Addio. Fra, mi dici se ci sono ragni nel tunnel? Io non vedo un cazzo, vedo te. Dimmi che non c'è niente. Vai, vai, vai. Fra, io scendo. Orco. Sì. Ok. Disco. Sì. In altri modi. Direi che l'esplorazione del parchetto può finire qui. Siamo alla ricerca dell'uscita, infatti questo sarà un video breve. Questo era il punto migliore dove fare casino. Ovviamente io da stupido non mi metto il monopattino qua. Rientriamo. Le cose del monopattino. Ma dove passiamo per uscire? Non lo so. Perfetto, abbiamo il 58% di batteria, mentre quell'altro manco il 10. Ah, vabbè, tu sì, va. Direi che è ora di fare il giro qui dietro, perché sì. Sperando di non trovare nessuno. Ok. Direi che questo video sarà un po' il ritorno a casa dall'esplorazione che abbiamo fatto nello scorso episodio. Infatti ora andremo verso casa, sempre se non mi balla tutta l'inquadratura, perché cavolo, se mi sta ballando tutto il monopattino, porca miseria. Proviamo a scegliere una strada migliore. C'è un'auto, via, via subito, vecchio. Ok. No, aspetta, 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 c'è la ciclabile qua.
facciamo una bella point of view del monopattino oggi. Andiamo. No, 25 km rimanenti, ah. Che non sono 25, sono magari una decina, ah. Perché sai che al 10% muore, ah. Però un 57% della batteria ce li faccio bene, anche forse 15 km li faccio, sì sì, 15 li riesco a fare in teoria, però comunque ne abbiamo fatti diversi. Bello. C'ho comunque ancora due batterie cariche, eh? Quindi è durata abbastanza la batteria. Oh, mi stai tirando tutto. Alla spalla. Ah, il piede, cazzo. Io sono diventato il porta Andre, sono il rimarchiatore di Andre. Cioè. Marchiatore. Eh? Marchiatore. Rimarchiatore, il marchio a fuoco ti mette nel culo. Mi ha volato un pipistrello davanti addosso. Non si vede letteralmente niente perché sono quasi le 11 di sera. Io tra 4 ore e mezzo devo partire per andare in vacanza. Quindi non dormirò perché probabilmente mi metterò a scrollare TikTok. Non c'ho voglia di dormire, è troppo faticoso. Quindi questo video lo editerò in vacanza. Spero, se mi ricordo di portare l'SD della GoPro. Vediamo. Meglio che se magari la perdo poi son cazzi. Da qua, dalle pedonali. Sempre usare le pedonali, ragazzi. Già adesso che dobbiamo fare l'esame del motorino e poi della moto. Mannaggia, aspetta che ci sono. Grazie. Vecchio, levati dalle palle. Qua è pedonale, dove cazzo stai andando? Sali! Oh cazzo la macchina! Eh? Sesso col monopattino stai facendo. Attaccati se vuoi. Vuoi spegnerlo? Un attacco. Spegnilo e attaccati. No. Però poi ti devo tirare in salita, cazzo. Spegnilo e attaccati. Devo tirarlo perché questo qua non arriva a casa vivo. Perché è stupido, compra un monopattino con la batteria di merda. Vai. Dovresti accenderlo così si carica di più, però. No, secondo me è da spento recupera. Vai. Di più, zio. No, no. Si ricarica di più d'acceso. Ok, ci siamo? Ecco, vedi che c'è l'attacchetta rossa. Perfetto. C'è rossa. Minchia, l'attacca da 1 non è durata niente da te. A me dura un cazzo. A me dura pochettino. C'ho solo due attacchi e mezzo. Vabbè, 50% di batteria, effettivamente. Abbastanza. Guardate, se dovete prendere un monopattino, prendete. Ma che cazzo sta succedendo di là? Prendete uno Xiaomi perché durano un botto la batteria. Non è uno sponsor, però fidatevi che dura un botto. Dovrebbero farci. Ti sta sfarfallando la luce del monopattino. Ma va bene. Dovrebbero farci fare lo sponsor. Cioè, vabbè, ma con meno di 400 iscritti, che cazzo vuoi che faccio? Vabbè, cioè, almeno un dollaro. Cioè. Un dollaro? I franchi, ce ne frega dei franchi a noi. Che vuoi dei dollari? Un franco, cioè. Quanto sta tirando sto monopattino comunque? 20 all'ora con 150 kg praticamente. Cos'è, una volante della Pola? Che cazzo è quella? Sembra una volante italiana, boh. Poi le volanti italiane in Svizzera, che cavolo. Fra, gira un po' a sinistra che andiamo in strada. Anzi, aspetta. Aspetta! Aspetta quest'auto e scendiamo in strada, aspetta. Aspetta! Bra, aspetta, scendi. Vieni. Pronto? Ole!
Tira, 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 vai, monopattino, vai. E grazie per avermi messo copyright per demenza. Questi qua ci chiudono il canale per demenza, mamma mia. Ma veramente? No, però, spero. Okay. Ho ricevuto un avviso al copyright per aver violato roba, ma non ho violato niente, raga. Era un video di GTA, l'ho già detto in un altro video sta cosa. Mi è andato un avvertimento per il copyright. Cosa avevi fatto? Niente, un video di GTA dove facciamo un fight, violazione per molesti, suicidio, cose storte. Vabbè. Cos'era il video? Non lo so, ragazzi, era un fight su GTA. Che poi ho potuto anche rimettere online, però vabbè. Ma che cazzo di... Non lo so, non mi hanno nemmeno tolto la roba. Per fortuna che era il primo strike, che non è contato, è come uno vuoto. Ah. E per fortuna che uno strike dopo 90 giorni scade, te lo tolgono. Ah, ok. Minchia, però se ne becchi tre il canale te lo chiudono, eh? Non esiste più. Pensi stava per chiudere il canale per colpa di tre strike. Per colpa? Di due strike e aveva paura di beccarsi il terzo. Si era beccati due in una settimana. Video. No, si è cagato in mano, ha continuato a pubblicare e boh. Adesso poveretto ha scoperto che ha un cancro, no scusate, un tumore alla tiroide, poveretto. Tutti lo sosteniamo. Tumore? Fra tipo un cancro. La tiroide è qua alla gola. Tutti lo amiamo, lo sosteniamo. Tanta gente lo insulta, ma noi teniamo nel cuore, Fanks. Fra, da che parte passiamo? Dritti su? È meglio dritti su, eh? Tu però c'è il cantiere, io. E chi se ne frega? Non c'è il cantiere. Tra, è chiuso. Ah, e io non posso tirarti qua perché mi fai fuori la batteria, cioè non ce la fanno i monopatti. Ti ho caricato mezza attacca, dai. Una carica. Vuoi che andiamo a piedi fin su? No, vado un po' fin. Io faccio così, va? Do una spinta e vediamo se riusciamo ad andare in su. Sembriamo Yakidale da Milano a Roma in monopattino, cazzo. In mezzo alla notte con due cessi a pedali. Sai, è vero che la tua tacchetta sta già di nuovo blinkando rosso? Da Svizzera a Milano. Da Svizzera a Milano. Da Svizzera a Roma. Io ho fatto esattamente chilometri per andare dalla Svizzera fino alla Roma. Fino alla Roma. Fino a Roma. Fino a Roma. No! Non va più un cazzo! No! È morto! Vecchio! Vai, vecchio! Dai! Vecchio, ti aspetti in cima! Vai, ciao vecchio! Oh Luca! Devo tagliarlo, che detto! Organizzato! Devo tagliare sta parte, ragazzi, attenzione, perché Andre spara N-word a non finire. Cazzo, posso non tagliare tutto il video? Tagliamo anche qua. Spegni il motore, no, cioè non lo usare adesso. Pronto? Ole! Ma cazzo, vai dritto! Dai monopatti, non ce la puoi fare! Non è meglio se sali dietro? Come l'altra volta, è meglio.